Il video è offerto da MB Shop, caffè in cialde e capsule, anche compatibili delle migliori marche. Mi prendo 24 ore che voglio staccare un attimino con la famiglia, però non partecipo, però la persona che partecipa alla conferenza stampa è praticamente è l'altra metà mia, non mia moglie, fa un po' più schifo, però tecnicamente è una persona che dal primo giorno che sono arrivato insieme a Marcello Bileri mi sta dando una mano incredibile, non è una mancanza di rispetto verso Venezia. Quindi preferisco passare un attimo 24 ore che stacco, che son cotto davvero, ve lo giuro. E le parole mie e le parole di Fabio sono la stessa identica cosa come quello che succede in mezzo al campo. Auguri a tutti di buon Natale e tra qualche giorno si riparte. Credo abbiamo battuto stasera una squadra, insomma, voglio dire, non c'è bisogno di, certo che lo venga a dire io, insomma, ha un potenziale strepitoso, perché comunque, ed è giusto anche che insomma sottolineiamo il fatto che questi signori qua che sono venuti a giocare a Pistoia hanno preso la partita come giustamente doveva essere, col giusto approccio, perché comunque considerare che hanno lasciato panchina più del solito rispetto al passato, gente come Jarius Jackson o Michele Ruzier, che sono giocatori che probabilmente in altri contesti, non lo so, ma probabilmente giocherebbero minutaggi ben più importanti, vuol dire questo che, e quindi si è puntato molto sull'esperienza di Goss piuttosto che Peric, che ha avuto anche i suoi problemi di falli, Bramos così a braccio, vuol dire che c'era la giusta volontà da parte loro di provare a fare il colpaccio a Pistoia, e per farlo c'era bisogno di giocare con gli effettivi probabilmente che loro ritenevano essere quelli, non senza niente togliere a quelli che ho nominato precedentemente, ma come dire, quelli con più esperienza, con più abitudine a giocare in ambienti di questo genere e in situazioni di questo genere, considerando anche che insomma, così come lo è per noi, lo è anche per loro, la seconda di tre partite in una settimana, con delle feste nel mezzo. Quindi insomma, noi dobbiamo tirare il collo ai nostri, loro che hanno possibilità invece di avere rotazioni più ampie, probabilmente avranno fatto i loro conti e quant'altro. Insomma, noi ci teniamo, detto di Venezia, ci teniamo stretti anche questi due punti, venuti alla fine con l'ultimo episodio, con una giocata fortunosa, però credo che ci sia da sottolineare una cosa stasera. Questa squadra stasera ha giocato con attenzione, che era quello che avevamo un po' chiesto ai ragazzi dopo la sconfitta con Bologna. Bologna è stata brava nel metterci pressione, metterci il corpo addosso, metterci grande fisicità. Così come loro devono, come loro di solito giocano in casa. Noi lì ci siamo un po' persi, abbiamo perso un pochino il filo, ci siamo un po' presi dietro alle fischiate, ci siamo un po' disuniti. Stasera questo non è venuto. Avevamo sottolineato questa cosa in questi due giorni che abbiamo provato di preparare la partita con Venezia. Abbiamo fatto tanti errori anche stasera, però eravamo sul pezzo, cioè gli occhi erano accesi, la testa era nel posto giusto e stavamo andando tutti a fare la stessa cosa con lo stesso intento. Probabilmente rigiocandola, così come tutte le partite pallacanestro, certe cose le faremo in un modo piuttosto che come sono venute fuori, però insomma, certi errori probabilmente non li ripeteremo. Però insomma, alla fine credo siano venuti fuori questi due punti che insomma, tutto sommato, continuano a tenerci in una posizione di classifica che dobbiamo, non so, santificare, presidente, che dici? Non lo so. E va bene così, perché comunque la salvezza è sempre più vicina e credo che ormai si possa parlare definitivamente e ufficialmente di Final Eight. Quindi insomma, anche questo credo per la nostra società, per il nostro presidente, sia una nuova soddisfazione, perché non c'era mai successo, quindi insomma credo sia un'annata strepitosa e, come ci diciamo giorno dopo giorno, speriamo che continui un giorno in più, ecco. Domani speriamo che ci sia ancora questa cosa, ci sarà sicuramente, dalla prossima con Sassari vedremo.
Poi è chiaro, l'entusiasmo è una cosa che deve stare al di fuori dal corpo operativo del club, ed è giusto che ci sia, perché poi quell'entusiasmo lì si percepisce ogni 15 giorni qua dentro, in questo catino meraviglioso che io non lo so, ogni volta è un'emozione nuova, veramente. Trovarcisi dentro è qualcosa che... Cioè, vorrei che ognuno di voi veramente 10 minuti di quando entri in campo si riuscisse a vestirsi questi panni per provare quell'emozione lì, perché è una roba meravigliosa. E grazie ancora, e colgo ovviamente l'occasione per fare auguri a tutti quanti, voi in primis addetti ai lavori, ma ovviamente a tutti i nostri fans, meravigliosi anche stasera, auguri di buon Natale e insomma di buone feste.